Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a Nord-Est. È stato trovato morto questa mattina dai vigili del fuoco all'interno dell'area boschiva dell'ex ospedale psichiatrico di 24enne scomparso nel pomeriggio di lunedì scorso nel capoluogo giuliano. Lo rende noto la questura di Trieste. L'allarme era stato dato dai genitori che non lo avevano visto rientrare in casa. Le ricerche si erano concentrate nella zona del boschetto dove oggi è stato trovato. Un parapendista tedesco di 52 anni è caduto nel primo pomeriggio di oggi, appena dopo il decollo dalla zona del Monte Valinis a Meduno, Pordenone. Per soccorrerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Maniago, coadiuvati dalla squadra spelo alpino fluviale di Pordenone e i tecnici del soccorso alpino di Maniago. I soccorritori hanno stabilizzato la vittima della rovinosa caduta sul pendio nei pressi del decollo. L'uomo è stato poi issato con il verricello dell'elicottero del 118 e trasportato all'ospedale di Pordenone e riportato frattura alle gambe. Sono 14 gli avvisi di garanzia che la Procura della Repubblica di Gorizia sta notificando oggi ad altrettanti indagati per l'ipotesi di reato di omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte del bambino caduto in un pozzo del parco Coronini-Cromberg nel capoluogo isontino. Secondo quanto riferisce la magistratura goriziana, si tratta di personale e responsabili del centro estivo che il dodicenne stava frequentando e dei vertici della fondazione Coronini-Cromberg, proprietaria della struttura. Ed ora diamo la linea alla redazione di Treviso. Si dichiara erede dei Romanov, trevigiano denunciato dai successori dello zar. L'influencer si presenta come discendente della famiglia russa. Il granduca ha detto è un usurpatore. Voglio spaccarti il muso, Zaia querela l'odiatore social. Un artigiano pubblica su Facebook pesanti insulti e minacce contro il presidente della giunta regionale. Palazzo Balbi porta il caso in procura. Male incurabile, morto a 66 anni, è il profe Ennio Segato. Trevigiano, runner e grande amante dello sport, aveva partecipato a diverse maratone. Il funerale il 27 luglio alle 10:30 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso. Ex negoziante morto dopo una lite, attesa per l'esito dell'autopsia, il pubblico ministero Anna Andreatta conferirà nelle prossime ore l'incarico per eseguire l'esame sul corpo di Giovanni Gagno, 80 anni, morto venerdì mattina in ospedale, dopo uno scontro avvenuto il giorno precedente con un quarantenne di Ponzano Veneto, Marco Braido. Minaccia e ferisce un uomo per avere del metadone, paura e arresto a Treviso. Ha affrontato la vittima con un coltellaccio da cucina, poi si è nascosto in un bar, ma è stato trovato. Il ferito l'hanno stato trasportato al Cafoncello. Rosario Moreno, Treviso per Radio Diffusione Europea. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 124, 5 in più di ieri, lo rende noto il bollettino regionale. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva, 8 sono i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi, 345 in totale. I 5 nuovi casi di oggi, commenta il vicepresidente con delega alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, sono tutti di importazione, hanno origine da paesi dell'area balcanica. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus salgono a 3.373, 1.412 a Trieste, 1.016 a Udine, 720 a Pordenone e 225 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti 21, le persone in isolamento 93, i deceduti 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Sono 31 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, per un totale di 19.790 contagi dall'inizio dell'epidemia. Lo rileva il bollettino emesso dalla regione. Il report segnala anche un decesso in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 2.064 vittime tra ospedali e case di riposo. Quanto alla situazione clinica, i ricoverati con Covid sono 115, stabile il nuovo numero dei pazienti in terapia intensiva, 7 di cui uno solo positivo.
La cardiochirurgia di Trieste, già nota eccellenza della sanità del Friuli Venezia Giulia, si è classificata al primo posto in Italia fra le cardiochirurgie pubbliche nella classifica stilata dal progetto nazionale Esiti dell'Agenas, che valuta periodicamente la performance degli ospedali italiani in relazione ad alcuni indicatori desunti dalla scheda di dimissione ospedaliera. Molto buoni sono stati anche i risultati riguardanti i bypass aortocoronarico, così come la sezione valvulopatie, un dato considerato particolarmente importante in considerazione dell'elevato profilo di complessità dei pazienti operati, l'assoluta avanguardia degli interventi, che inoltre l'80% dei malati prevedono l'utilizzo di doppi condotti arteriosi, la rappresentatività della casistica e l'elevata attrazione della struttura. La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alla difesa dell'ambiente, ha approvato in via preliminare il regolamento per la concessione di contributi per iniziative finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica. Beneficiari, comuni e gli enti pubblici del territorio che intendono avviare progetti plastic free, tesi cioè a diminuire la produzione di rifiuti in plastica monouso e oxodegradabile, o favoriscono la diffusione di comportamenti virtuosi e buone pratiche. L'amministrazione regionale finanzierà in particolare l'attività di divulgazione ed eventi informativi, l'acquisto e l'installazione di erogatori di acqua per uffici e di casette dell'acqua, la distribuzione di borracce o prodotti simili. Domani sul Friuli Venezia Giulia, cielo da poco nuvoloso a variabile per il passaggio di nuvolosità alle quote medio-alte. Dal pomeriggio sulla zona montana possibili locali piogge e qualche temporale, più probabile sulle Alpi, non esclusi anche sull'alta pianura, venti a regime di brezza. Passiamo al Veneto, tempo in prevalenza soleggiato, ma con presenza di nubi alte in transito durante la mattinata, moderata instabilità pomeridiana sui rilievi, specie sulle Dolomiti. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione.